che c'è il fisico delle battaglie, c'è il fisico che gli passa tutto sopra, come l'ospedale unico. Per cui dobbiamo avere consapevolezza di questo, se no facciamo cioè discorsi voli pindare. Questa è la mia valutazione, poi scusate, ognuno. Giulio, scusa, ma solo una cosa. Oh, però volevo dire, c'è sto foglio. Sì, perché. Sì, ma se qui non vediamo le firme stasera, cioè, perdiamo l'occasione. Già, già, poi in realtà ognuno si fa valore di raccogliere anche le firme, ci dà la mano. Dopo restituirò però il foglio, sì, perché se lo portate via. Scusa Giulio, io aggiungerei una cosa, da persona che ha guardato molto bene la mia colletta. Cioè la mia personale è passata dal corrispettivo dell'anno scorso di 157 euro, quest'anno ne è arrivato a 334 euro, che insomma voglio dire non è che sia una spesa da poco. Allora la mancanza di trasparenza dell'altra, anche questa va pretesa. Cioè va presa la trasparenza, la colletta non si capisce, non si capiscono le voci, non si capisce in che modo. Un'altra cosa, qualcuno ha detto noi siamo stati virtuosi e qualcun altro ha detto, secondo me in maniera, interpretando più realisticamente quello che è avvenuto, che in realtà gli altri pagavano di più perché avevano fatto investimenti. Noi abbiamo, a me risulta che ci sono ancora zone di Civitanova che non hanno neanche l'acqua. Cioè mi risulta, per aver sentito i cittadini, che per esempio il contadino solo non c'ha l'acqua. Quindi, allora, questo aumento che diamo per scontato che avverrà nel 2019, cerchiamo di recuperare in qualche modo se fosse illecito quello del 2018, qualcuno glielo deve dire al lato che noi non abbiamo fatto gli stessi investimenti che sono stati fatti in altre zone e quindi non è equo per niente che paghiamo tutti uguali, che si applica la tariffa unica. Qualcuno deve dire che dobbiamo pretendere che adesso gli investimenti vengano fatti a Civitanova se veramente ci alzano le tariffe e ci mettono in condizione di avere una rete idrica degna. Ecco, questo secondo me va messo all'interno dell'eventuale trattativa e dell'eventuale discussione, visto che è molto difficile che i sindaci rivedano le loro posizioni. E con questo, diciamo, allora, la raccolta di firme va fatta, abbiamo fatto noi un regolamento sulla raccolta di firme, va messo un documento di identità. Quindi adesso, quello che abbiamo fatto stasera, ho visto che non ci sono i documenti, è politico, però quando andremo per le strade, i banchetti, se ci darete una mano come cittadini, mi raccomando, nome, cognome e documento di identità. È molto importante per la validità delle firme che abbiamo fatto. Grazie. Allora, guardate, rispetto a quello che diceva Giulio Silenzi, della soluzione di prendere i soldi dal bilancio comunale, voi calcolate voi calcolate comunque una cosa, che negli ultimi due anni questa amministrazione ha avuto circa 1.600.000 euro fra migliori spese e maggiori incassi. Quindi quando si dice sempre la solita cosa, ma i soldi non ci sono, no, i soldi ci stanno perché vengono destinati purtroppo a altre cose. Comunque ringrazio tutti quelli che sono intervenuti questa sera e ci aspettiamo anche i più precedenti, mi raccomando. Ci dica le sue impressioni su questa assemblea. Carità. Cosa? Per carità.